la scienza si è sviluppata. Allarme, allarme! Il magazzino è attaccato da un mostro! Allarme! Sezione chimica al lavoro! Incrocio 123 e 124, bloccate le entrate e le uscite! Così l'intruso, il ladro, è catturato. Chiuso in una galleria, ci servirà come riserva alimentare. Sai come lo chiamiamo noi, bruco? Noi invece serpente. Oh. Se vuoi questa sera lo assaggerà. Serpente? Puah! Ma che serpente, serpente? Non avresti invece una bella bistecca ai ferri? Aspettiamo la nostra regina per inaugurare la nuova galleria costruita dai nostri minatori. È molto bella. Ed è modernissima. Ah sì, ci è costata molto lavoro e fatica. E naturalmente la regina è in ritardo, come sempre. Oh. Eccola! Scusami se ti ho fatto aspettare, ma la colpa è tutta di Fufu. Invece di mostrarci il cammino come suo dovere, non ha fatto altro che fare capriole, ma lo punirò, sai, lo punirò. In prigione. Oh, no, maestà, ve ne supplico. È tanto gentile e divertente. Davvero, è molto buffo. È pericoloso. Ah. Maestà, di grazia, non induciamo oltre. Inauguriamo questa galleria, inauguriamola. Va bene, allora perdoniamo Fufu. Sei contento, amico Joe? Sì, Meta. E fatto questo, inauguriamo... Che cosa devo inaugurare, Smoo? La galleria 133. Tagliate il nastro, maestà. Dichiaro da questo momento il nastro aperto alla circolazione. Ha aperto il nastro. Da questo momento dichiaro che la circolazione della galleria è aperta alla confusione. Il nastro è aperto alla circolazione. Viva la regina! Viva la regina! Ma che strano tipo. Grazie, Joe. Sei stato molto gentile con me. Ti accompagnerò con piacere a visitare la fungaia. Che cosa sono queste foglie? E a cosa servono? Queste foglie sono importantissime.
tagliate in piccoli pezzi dagli operai e impastate dalla nostra macchina, servono da cibo. Non fate altro che mangiare. Io no, sono a dieta. Questa pasta è anche utilizzata per far crescere una specie di fungo. Che meraviglia! Guardate, dei funghi viventi! Attento, Joe, può essere pericoloso! Ma che pericoloso, è un ascensore formidabile! Avvicinati, vengo con te! Che succede? Aiuto, Fufu! Resisti, non temere, ti aiuterò io! Arrivano le veste, sono mie nemiche. C'è anche voi il pirata e faranno tutto il possibile per acchiapparmi. Prendi la mia mano e scivola giù, svelto. Avevo avvertito del pericolo. Non è una cosa strana che un fungo cresca così presto, Joe. Ma capita, sai. Dice un proverbio: tutto è bene quel che finisce bene. Non è così, Joe? Oh, sì, è proprio così, Fufu. E adesso, che ne direste se ci mangiassimo una frittata di funghi? Io no, è pericoloso. E poi la dieta non me lo permette. Maestà, è l'ora della posa. Di nuovo? Non voi avete il potere di innervosirmi sempre, mio caro? Mi divertivo così bene. E va bene, dovere di regina. Non pensa che a divertirsi, no? Ma è l'età, Mac. Come avete potuto constatare, mio caro Joe, una volta deposte, le uova vengono trasportate in una camera speciale. Dopo alcune settimane le uova si schiudono e nascono delle larve. Queste sono talmente affamate che la loro alimentazione occupa per molto tempo le formiche vaglie. Poi d'improvviso le larve smettono di mangiare e si trasformano in ninfe o crisalidi. In questo periodo non mangiano? Per una lunga settimana. Infine, un giorno, la ninfa comincia a muovere le gambe e le antenne. E le vaglie l'aiutano a liberarsi dal bozzolo. L'uovo si trasforma in larva, la larva in ninfa, la ninfa in formica e il tempo di tutte queste metamorfosi corrisponde a quello che voi chiamate l'infanzia.
Allora, le piccole formiche non possono mai giocare come fanno i bambini. No, qui non si gioca mai, uffa. No, da noi non si gioca. Da quando la formica si muove lavora sempre, ma è un lavoro liberamente scelto che si fa con gioia. Con gioia, dice lui, con gioia. Ariuffa. Messaggio urgente dalle gallerie superiori. C'è una tempesta terribile, una pioggia torrenziale. Le nostre gallerie sono invase dalle acque. SOS, SOS, chiamata per il genio, pronto il genio, colmate le brecce, evacuate il nido d'infanzia, salvate le donne e i bambini. Cosa sto dicendo? Mi raccomando, le baglie e i bambini. È una catastrofe. C'è rimedio a tutto, ma... essere scongiurato. Il nostro battaglione del genio è già al lavoro. Le falle saranno tutte tamponate. Bene. I lavori continueranno finché le acque non si saranno completamente ritirate. Che ne sarà della regina e di Fufu? Che ne sarà? Oh, niente paura, la regina viene posta in salvo per prima e Fufu è con lei. Sono qua. Ho avuto paura per te. Io non ho mai paura. Boh! Sciocco, m'hai fatto spaventare. Caro Joe, se vuoi, puoi invitare qualche amico per la grande festa del circo che darò stasera in tuo onore. Non fare complimenti. Oh, sì, sì, maestà. I miei figliocci, le piccole api che da tanto tempo non ho il piacere di vedere. Accordato. Farò riservare loro un palchetto. Quanti sono, giù? 2000, maestà. 2000? Come faremo? Ci arrangeremo. L'arena contiene 100.000 posti. Che ancora una festa! Ci divertiremo. Che barba, uffa! Grazie, maestà. Grazie, Snoop. E grazie a tutti. Qui è città formica, qui è città formica. Pronto, città delle api? Qui è fior di miele. Vi sento molto bene, Snook. Parlate pure. Maestà, vuol farci l'onore di venire domani alla nostra festa? Ah, benissimo, andremo anche noi alla festa. Che bella festa! È proprio bella, più bella! Che bella! Io adoro la musica, più. Per cominciare, gli esercizi equestri dell'allevamento di pulci. Ah,
ecco il famoso domatore Petrus e il feroce gatto larva. Ed ecco a voi la famiglia di trapezisti volanti, i famosi rondolini. E nessuno si muova! Tutte le api sulla pista e con le ali in alto! Voi due prendete giù, presto! Restate calmi! Obbedite immediatamente! Attenti! Attenti, i nostri mitra sparano automaticamente!